Prima epistola di Giovanni, capitolo 1, e leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 8. Prima epistola di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 8. Ma prima di leggere la preziosa e santa parola di Dio, vogliamo chinare i nostri capi ed invocare il nome del nostro Signore. Padre nostro celeste, o grande Dio, siamo radunati in questa mattina nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, Signore Gesù Cristo, per offrirti, o Dio, un culto in spirito e in verità. Vogliamo realmente adorarti in questa mattina, vogliamo glorificarti, vogliamo innalzarti, o grande Dio, e alle tue lodi vogliamo aggiungere ancora altre lodi, poiché tu ne sei degno. Ti adoriamo dal profondo del nostro cuore, ti glorifichiamo, ti innalziamo, grande Dio, e alle tue lodi vogliamo aggiungere ancora altre lodi, poiché tu ne sei degno. Dio d'amore, vogliamo umiliarci dinanzi a te, vogliamo chiederti perdono, Signore, per avere contristato il tuo Santo Spirito. Perdono per le nostre mancanze, perdono per le nostre trasgressioni. Dio d'amore, vieni in nostro aiuto, noi confidiamo in te, speriamo in te con tutto il nostro cuore. Tu conosci la brama dei nostri cuori, vogliamo realmente seguirti, vogliamo realmente servirti, desideriamo che la tua perfetta volontà possa essere fatta nella nostra vita. Guida tu questo servizio dall'inizio alla fine, ai nostri cuori. Oh Signore, donaci la tua parola, poiché per essa hanno vita le anime nostre. Noi vogliamo gettare su di te ogni nostra sollecitudine, ogni nostro problema, ogni nostra afflizione, avendo fiducia, oh Dio d'amore, che tu ti prendi cura dei nostri problemi e che soprattutto, oh Signore, tu risolvi i nostri problemi secondo la tua promessa. Che la tua benedizione possa riposare su ciascuno di noi. Benedici ancora il fratello Valerio e l'altro nostro fratello. Signore, rivelati nei cuori. Dio d'amore, tu conosci i tuoi, li hai conosciuti prima della fondazione del mondo, e tu stai preparandoti, Signore, questa chiesa che sarà innalzata nella gloria, questa chiesa senza macchia e senza ruga alcuna, ma santa ed irreprensibile. Rendici partecipi di ciò che tu fai in questi ultimi giorni. Oh Dio d'amore, la nostra brama è quella di venire con te, di dimorare con te per tutta l'eternità, e noi abbiamo questa certezza che tu, che hai iniziato un'opera nella nostra vita, la porterai a compimento. Benedici ancora queste contrade, chiama delle anime al ravvedimento. Signore, aggiungi alla comunità coloro che si trovano sulla via della salvazione. Benedici ancora Israele, benedici tutti coloro che di cuor puro invocano il tuo santo nome, che ti adorano in spirito e in verità. E rimani con noi nel resto di questa giornata, guida tu questo servizio, Signore. Te lo chiediamo nel nome che al di sopra. Nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Leggiamo così la preziosa parola di Dio, per come contenuta nell'epistola, nella prima epistola di Giovanni al capitolo 1, dal versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo veduta, e noi rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta. Ora questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce,
come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Amen. Alla parola di Dio. Potete accomodarvi. Gloria al nome del nostro Signore. Siamo riconoscenti, siamo grati al nostro grande Dio ancora in questa mattina per la possibilità che abbiamo di essere radunati nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome del Signore Gesù Cristo, per offrire al nostro Dio un culto in spirito e in verità, non secondo precetti e statuti umani. Dio, vedete, dice nella sua parola, il Signore stesso ha detto, i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità. Un giorno Pilato chiese a Gesù, cos'è verità? E ancora nel nostro tempo molti si domandano cosa sia la verità, perché ogni denominazione, ogni religione pretende di avere la verità, ma uno solo poteva dire io sono la via, la verità e la vita. Ed egli, vede il nostro Signore, nella preghiera sacerdotale disse santificali nella verità, la tua parola è la verità, la parola di Dio è la verità. E sta scritto, si è riconosciuto ogni uomo bugiardo, ma Dio verace. La verità è la parola di Dio, e noi appunto ci atteniamo soltanto alla parola di Dio. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità, cioè secondo la parola di Dio, secondo gli insegnamenti della scrittura. Altrimenti, vedete, è qualcosa di molto molto serio. Se non adoriamo Dio secondo appunto ciò che dice la scrittura, secondo gli insegnamenti della scrittura, secondo la parola di Dio, allora vedete, questa nostra adorazione, questo nostro culto sarà vano. Il nostro Signore stesso l'ha detto nella sua parola in Marco, nel Vangelo di Marco al capitolo 7, Evangelo di Marco capitolo 7 dal versetto 6, qui sta scritto, ma Gesù disse loro, ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendo nel loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomo. È scritto nella parola di Dio, vedete? E noi diamo ragione a Dio, noi diamo semplicemente ragione a Dio. Vedete, tutti pretendono di avere ragione, ogni chiesa vuole avere ragione, ogni religione vuole avere ragione, ma noi diamo semplicemente ragione a Dio. Dio ha ragione, la parola di Dio è la verità, ma invano, vedete, invano, non serve a nulla, ma invano mi rendo nel loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. E diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Ma nel nostro tempo, vedete, Dio ha mandato un profeta, secondo quanto è scritto in Malachia capitolo 4, versetti 5 e 6, e come il nostro Signore stesso ha confermato in Matteo capitolo 17, versetto 11, in Marco 9, versetto 12, certo Elia deve venire e ristabilire e restaurare tutte le cose. Dio ha mandato un profeta, e la parola viene sempre al profeta, per tirarci fuori dalle tradizioni, per farci uscire dalle tradizioni degli uomini, vedete, e ritornare alla parola di Dio, ritornare alla genuina parola di Dio, affinché possiamo realmente offrire al nostro Dio un culto che gli sia accettevole, un culto in spirito e in verità. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini, ma per la grazia di Dio siamo usciti dalle tradizioni umane, dalle dottrine umane, per rimanere legati alla parola di Dio. E quando noi realmente prendiamo posizione per la parola di Dio, il Dio prende posizione per noi. Quando realmente riceviamo la parola di Dio, a motivo di questa parola che noi riceviamo, sta scritto in Geremia, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto.
Se noi riceviamo realmente la genuina parola di Dio, il Dio di conseguenza veglierà su di noi a motivo della sua parola che abbiamo ricevuto. Ma ritornando al testo di introduzione, l'Apostolo dice quel che era dal principio, quel che era dal principio. Giovanni ritorna al principio, vedete? Anche noi ritorniamo al principio. Vedete? Non ritorniamo a 500 o 300 anni fa. Riguardo, vedete, alla storia della Chiesa, noi ritorniamo al principio. E al principio, dice la Scrittura, era la parola. Al principio, nella Chiesa del Dio vivente, vi era la sana dottrina, vi era l'insegnamento apostolico, vedete? E sta scritto in Atti degli Apostoli al capitolo 2, in Atti degli Apostoli al capitolo 2, che i primi discepoli erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento apostolico. Atti degli Apostoli capitolo 2, versetto 42, leggiamo dal versetto 41. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. Come furono battezzati i primi discepoli? Vedete, abbiamo letto nella prima epistola di Giovanni quel che era dal principio. Noi dobbiamo ritornare al principio della Chiesa neotestamentale, per vedere come battezzavano gli apostoli, vedete, come predicavano gli apostoli, come insegnavano gli apostoli. Ora, quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. Come furono battezzate queste persone? Queste persone che accettarono la parola di Dio. Pietro, vedete, disse in Atti 2,37: or udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, cioè pentitevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, per coloro che stavano ascoltando, per i vostri figlioli, per tutti quelli che stanno lontani, per quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. La parola di Dio è meravigliosa e noi ci atteniamo unicamente alla parola di Dio, a ciò che è scritto in questo sacro libro, senza aggiungere né togliere nulla. I primi discepoli furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E se esaminiamo le scritture, possiamo constatare che tutti coloro che venivano battezzati nella Chiesa primitiva erano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Possiamo andare in Atti degli Apostoli capitolo 8, lì in Samaria. Possiamo andare in Atti degli Apostoli al capitolo 10, in casa di Cornelio, vedete, anche lì furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Possiamo andare in Atti capitolo 19, lì ad Efeso, anche lì furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. In Romani 6 Paolo poteva dire: noi che siamo stati battezzati in Cristo siamo stati sepolti, vedete, nella sua morte, noi che siamo stati battezzati in Cristo. E in Colossesi 3,17 Paolo poteva dire: e tutto quello che fate, vedete, tutto quello che fate sia fatto nel nome del Signore Gesù Cristo. Poiché sotto al cielo sta scritto in Atti capitolo 4, non è stato dato alcun altro nome, vedete, non vi è alcun altro nome sotto al cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati. Ora, i primi discepoli si attenevano, vedete, all'insegnamento apostolico. Nel versetto 42 sta scritto: ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, non a delle tradizioni, non, vedete, a degli insegnamenti umani, ma all'insegnamento degli apostoli, i quali erano stati mandati da Cristo Gesù stesso. Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, vedete? E quando realmente ci atteniamo all'insegnamento apostolico, all'insegnamento biblico, di conseguenza possiamo avere una vera comunione fraterna, poiché crediamo la stessa parola, crediamo gli stessi insegnamenti e possiamo avere una vera comunione fraterna. E poi nel rompere il pane e nelle preghiere, vedete, questo è il modello per la Chiesa neotestamentaria, ciò che è scritto nel libro degli
Atti degli Apostoli. E vedete, come è stato all'inizio, così deve essere alla fine. Poiché sta scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 3, dal versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che gli domandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accorto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Gesù Cristo non può ritornare se in primo luogo la Chiesa non sarà totalmente restaurata. E Dio appunto ha mandato un profeta per riportarci al principio, per riportarci alla parola di Dio, per farci uscire dalle tradizioni umane, dagli insegnamenti umani. La scrittura parla chiaro: uscite di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla di immondo. Vedete? Ciò che appartiene alle denominazioni bisogna lasciarlo alle denominazioni. Noi siamo chiamati appunto ad uscire per andare dove? Vedete? Per andare a Cristo Gesù. Sta scritto: ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Non andiamo da un gruppo all'altro, ma realmente andiamo incontro allo sposo celeste, quel che era dal principio. È lì che dobbiamo ritornare, è lì, vedete, il messaggio del tempo della fine ci riporta a ciò che era al principio, e al principio era la parola. Al principio era la parola, vedete? Non le interpretazioni sono venute dopo. Una volta fu chiesto a Gesù in Matteo al capitolo 19, se andiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, fu chiesto al nostro Signore, versetto 7, Matteo capitolo 19, gli fu chiesto riguardo, vedete, al divorzio, e nel versetto 7 sta scritto: essi dissero, perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Il Signore, vedete, ci riporta appunto al principio. Ma da principio non era così. Al giorno d'oggi ci si potrebbe chiedere: ma come mai vi sono tutte queste religioni? Come mai vi sono tutte queste chiese? Vedete? Come mai vi sono tutte queste organizzazioni religiose? Come mai? La risposta è la stessa. Da principio non era così, vedete? Da principio coloro che accettavano la parola di Dio si attenevano all'insegnamento apostolico ed erano d'un solo cuore e d'una sola mente. Al principio non vi erano tutte queste religioni, al principio, vedete, non vi erano tutte queste interpretazioni, al principio non vi erano tutte queste tradizioni, al principio era la parola. È lì che noi ritorniamo al principio, quel che era al principio, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata. Sapete, la vita in se stessa non può essere vista. Noi non possiamo vedere la vita in se stessa, vediamo semplicemente la manifestazione della vita. Vedete? Ma non possiamo vedere appunto la vita in se stessa, vediamo semplicemente la manifestazione della vita. E così, vedete, nessuno può vedere Dio in quella luce inaccessibile in cui dimora, ma tramite Gesù Cristo, vedete, egli è l'immagine del Dio vivente, l'immagine dell'invisibile Dio. La vita è stata manifestata in Cristo Gesù, appunto noi possiamo vedere il Padre. Chi ha visto me
ha visto il Padre. E noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi. Cosa annunziava l'Apostolo Paolo? Non l'Apostolo Giovanni, anche l'Apostolo Paolo e tutti gli altri apostoli, non dottrine umane, non insegnamenti umani, ma la genuina parola di Dio, quel che era dal principio. Come credevano, vedete, gli apostoli? Credevano in un solo Dio. Come battezzavano gli apostoli? Battezzavano nel nome del Signore Gesù Cristo, vedete? Nel libro degli Atti degli Apostoli abbiamo appunto il modello per la Chiesa neotestamentaria. Sapete, quando Dio ordinò a Mosè di costruire il tabernacolo nel deserto, gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che gli era stato mostrato sul monte. È così anche per noi, vedete? Noi dobbiamo appunto fare tutto secondo il modello che Dio ci ha mostrato. E per la Chiesa neotestamentaria questo modello è il libro degli Atti degli Apostoli. E in Apocalisse capitolo 12 noi possiamo vedere che la Chiesa, la vera Chiesa di Gesù Cristo, è coronata con una corona appunto di 12 stelle, vedete, che rappresentano la dottrina, che rappresentano la dottrina dei 12 apostoli. Apocalisse capitolo 12 versetto 1: poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle, vedete, che rappresenta appunto la dottrina dei 12 apostoli. Come al principio, così deve essere alla fine. E appunto il profeta che Dio ha mandato in questo nostro tempo, in questa nostra generazione, non ha fatto altro, vedete, che restaurare l'altare del Signore. Come Elia nell'Antico Testamento prese 12 pietre e restaurò l'altare del Signore, così il profeta del tempo della fine ha preso la dottrina dei 12 apostoli, vedete? E noi possiamo realmente constatare, possiamo esaminare le scritture e vedere che realmente le cose stanno così. Se andiamo in Luca al capitolo 1, nell'Evangelo di Luca al capitolo 1, qui Luca scrive nel capitolo 1 dal versetto 1: poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, vedete? Dal principio. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Che ne è di noi? Che ne è, vedete, di coloro che frequentano una organizzazione religiosa? Chi realmente si accerta, vedete, si informa accuratamente di ogni cosa sin dall'origine, sin dal principio? Chi realmente, vedete, è sicuro degli insegnamenti che sono realmente gli insegnamenti apostolici e non sono tradizioni religiose? Come dovremmo, vedete, prendere le cose con molta serietà? Abbiamo detto che se noi facciamo un culto secondo precetti umani, secondo tradizioni religiose, il nostro culto è vano, vedete? Possiamo fare qualsiasi cosa, è vano, non serve a nulla, poiché non è secondo la parola di Dio. Questo non lo dico io, vedete? L'ha detto il Signore, l'ha detto il Signore stesso: in vano mi rendono il loro culto. E ancora sta scritto: se il Signore non edifica la casa, in vano si affaticano gli edificatori. Al giorno d'oggi ognuno, vedete, edifica la propria organizzazione, ma Gesù Cristo, vedete, edifica la sua Chiesa.
Egli non edifica molte chiese, vedete? Egli non edifica la Chiesa cattolica, non edifica la Chiesa luterana, non edifica la Chiesa presbiteriana, non edifica le 350 chiese unite nel Concilio Ecumenico delle Chiese. Egli edifica la sua Chiesa. Gloria al nome del nostro Signore. E Dio, vedete, ci ha riportati all'inizio. Il profeta del tempo della fine non ci ha portato una nuova religione, non ci ha portato, vedete, dei nuovi insegnamenti, ma ci ha riportato semplicemente all'insegnamento apostolico, perché tutto deve ritornare come era al principio, altrimenti Gesù Cristo non può ritornare. È scritto nella parola di Dio: egli rimane accolto nei cieli fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. Tutto deve ritornare, vedete, nella stessa condizione in cui la Chiesa era al principio. E siamo sinceri, dove realmente possiamo vedere degli Atti degli Apostoli? Dove possiamo vedere, vedete, ciò che è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli? Ha promesso una completa restaurazione. E il nostro Signore è un Dio fedele. Egli è legato alle sue promesse. E la vera fede è ancorata appunto nelle promesse di Dio. Dio non può mentire. Dio è legato alle sue promesse ed egli prende la responsabilità di adempiere tutto ciò che ha promesso. Quindi Luca poteva dire: poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, ed è bene anche per noi, per ciascuno di noi, vedete, di accertarci, di informarci accuratamente di ogni cosa dall'origine, da principio, per sapere realmente come stanno le cose ed avere la certezza che ciò che noi crediamo è realmente la parola di Dio, che realmente, vedete, abbiamo l'insegnamento apostolico e non abbiamo insegnamenti umani e non abbiamo tradizioni religiose, ma abbiamo realmente la genuina e santa parola di Dio. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità, secondo la parola di Dio. Da questa Babilonia religiosa e ritornare a Dio, e ritornare alla parola di Dio, e ritornare agli insegnamenti biblici, ritornare al principio, e al principio era la parola. Poi, vedete, sono venute le interpretazioni, poi sono venute le varie religioni, le varie denominazioni, ma come disse il nostro Signore, da principio non era così. E noi appunto ritorniamo al principio, ritorniamo alla parola di Dio. Il messaggio del tempo della fine è altro che il ritorno alla genuina parola di Dio. Uscire fuori dalle tradizioni, uscire fuori dagli insegnamenti umani e ritornare alla genuina parola di Dio. Battezzare come battezzavano gli apostoli, vedete? Insegnare come insegnavano gli apostoli. Tutto deve essere restaurato, il Signore l'ha detto ed egli lo farà. E noi possiamo realmente ringraziare il nostro Signore e glorificare il suo santo nome e poter offrire a lui un culto che gli sia realmente accettevole. Non vogliamo rimanere delusi, la delusione sarà grande, vedete? Sta scritto che la seduzione al tempo della fine sarebbe stata così simile, così vicina all'originale, che se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti. Ma gli eletti non possono essere sedotti, perché i veri eletti si basano soltanto sulla genuina parola di Dio, sull'originale parola di Dio. Matteo capitolo 24, versetto 23, qui sta scritto, Matteo capitolo 24, versetto 23, allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, e ognuno, vedete, dice Cristo nella nostra chiesa, Cristo nella nostra organizzazione, quando vi diranno il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete. Cristo, vedete, non è qua e là, Cristo è nella sua parola.
nel principio era la parola. Lì, nella parola, noi possiamo trovare Cristo, non qua e là. Vedete, abbiamo un esempio nella scrittura, quando, vedete, Maria e Giuseppe con Gesù andarono ad adorare a Gerusalemme, ritornando non si erano accorti che Gesù non era più in mezzo a loro, e allora si misero, vedete, a chiedere in mezzo a parenti e amici, ma non lo poterono trovare. Pensavano che fosse con loro, ma non era in mezzo a loro. E quanti altri oggi sono convinti che il Signore è in mezzo a loro, non si rendono conto che il Signore non è con loro, il Signore non è con le tradizioni, il Signore non è con le umane, con gli insegnamenti umani, egli è nella sua parola. E se realmente vogliamo trovare il Signore, lo possiamo trovare soltanto nella sua parola. E in Geremia, avete scritto Geremia 29, voi andrete e mi cercherete e mi troverete, perché mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. È una faccenda di cuore. Se realmente lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, egli si lascia trovare. Se realmente nel nostro cuore vi è questa fame e sede di Dio, allora saremo saziati. Il nostro Dio è un Dio fedele. Beati gli affamati e assetati di giustizia. Non vedete persone che vogliono soltanto un po' di religione, ma realmente affamati e assetati di Dio. Come disse il salmista, la mia anima ha sede di Dio, sede dell'Iddio vivente, non di religioni morte che hanno soltanto un nome da vivere. Vedete, ma come dice la scrittura, hai un nome da vivere ma sei morto, hai soltanto un nome, vedete, pentecostale, metodista, battista, luterano, presbiteriano, hai soltanto un nome da vivere ma sei morto, vedete, poiché gli insegnamenti umani, le tradizioni religiose recano la morte. La vita è nella parola di Dio, sta scritto in lei, nella parola era la vita, il Signore è venuto appunto per darci vita, la sua vita, vita in esuberanza. Allora, se qualcuno mi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, vedete, se qualcuno viene a dirmi il Cristo nella mia chiesa e un altro mi dice il Cristo invece nella mia chiesa, io posso rispondere il Cristo, eccolo qua, vedete, nella parola di Dio. Gloria al nome del nostro Signore, per la grazia di Dio siamo stati riportati alla parola di Dio, all'originale parola di Dio, agli originali insegnamenti biblici, agli insegnamenti apostolici. E vedete, possiamo appunto constatarlo con la scrittura e verificare ogni cosa con i discepoli di Berea in Atti 17:11, che esaminavano tutti i giorni le scritture, ricevettero la parola, poi vedete, prendevano la scrittura, esaminavano ogni cosa per vedere se le cose stavano così. È nostro dovere. Guardate, quando si va al supermercato, normalmente cosa si fa? Poi si prende appunto lo scontrino e si verifica che quello che viene acquistato è conforme appunto allo scontrino, che sia tutto, vedete, conforme. Ma al giorno d'oggi chi, vedete, esamina ciò che è stato predicato se realmente è conforme alla parola di Dio? Non è qualcosa da prendere alla leggera. Nostra eterna destinazione, vedete, io devo essere certo che tutto è realmente conforme alla parola di Dio, e il nostro Signore è un Dio fedele, vedete, se realmente lo cerchiamo, egli si lascia trovare. Se realmente lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, ma possiamo trovarlo soltanto nella sua parola. È invano, vedete, che lo cerchiamo a destra e a sinistra, soltanto nella sua parola. Quindi non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Ma sapete, se c'è qualcosa di falso, è perché un originale. Prima però, vedete, viene l'originale, dopo viene il falso. Prima viene l'originale, viene l'imitazione. Quindi, se vi è un falso, se vi è un'imitazione, da qualche parte vi deve essere un originale. E per la grazia di Dio abbiamo trovato l'originale parola di Dio, abbiamo trovato i veri insegnamenti, gli insegnamenti apostolici, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Dio ha mandato un vero profeta con la sua parola per ricordarci alla parola di Dio, per ricondurci a Dio, e faranno grandi segni da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto, se dunque vi dico, eccolo, è il deserto, non vi andate.
eccolo, è nelle stanze interne, non lo credevo. Nella sua parola, soltanto nella parola di Dio noi possiamo trovare Cristo. Gloria al suo santo nome. Siamo veramente riconoscenti e grati al nostro grande Dio. Sta scritto, non è né di chi corre né di chi va, ma Dio che fa grazia. E Mosè poteva dire, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Vedete? Dio vuole conoscere, essere partecipe di ciò che Dio fa in questo nostro tempo. Vedete? In ciò che Dio fa in questo nostro tempo, non in ciò che fanno, vedete, le organizzazioni religiose, ma in ciò che Dio fa in questo nostro tempo. Il messaggio è chiaro: uscite di mezzo a loro, separatevi e non toccate nulla di mondo. Dopodiché, vedete, se andiamo appunto nella seconda epistola ai Corinzi al capitolo 6, seconda epistola ai Corinzi capitolo 6, qui sta scritto nel versetto 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Perché? Quale comunione vi è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? O quale armonia fra Cristo e Belial? E che vedi comune fra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio. Come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò, qui vedete, non sta scritto sarebbe buono e consigliabile uscire, ma è scritto in modo categorico, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. Le tradizioni religiose, gli insegnamenti umani sono in abominio agli occhi di Dio, sono un abominio agli occhi di Dio, e la Chiesa Cattolica Romana appunto un calice pieno di abominazioni tramite il quale ha ubriacato, vedete, i popoli. E quando una persona è ubriaca non ha più alcun orientamento, vedete? Quando una persona è ubriaca non ha più alcun orientamento, ma gloria al nome del nostro Signore, per la grazia di Dio abbiamo preso ascolto alla chiamata di Dio, al richiamo del nostro Dio, uscite in mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. Vedete? Vi è la promessa, e io vi accoglierò, e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, poiché Dio non ha nipoti, Dio ha soltanto figlioli e figliole, nati di nuovo tramite la parola e lo Spirito di Dio. Ricordate quando Nicodemo andò da Gesù, il Signore disse, bisogna che nasciate di nuovo. Se uno è nato d'acqua e di spirito, non può vedere il regno dei cieli. Di acqua e di spirito. Cosa rappresenta l'acqua? L'acqua rappresenta la parola di Dio. In Efesini al capitolo 5 sta scritto, Efesini, lettera agli Efesini capitolo 5, qui possiamo leggere, lettera agli Efesini, capitolo 5, dal versetto 25, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua, mediante la parola, di acqua e di spirito. Tramite la parola e lo Spirito. E laddove realmente la parola di Dio viene ricevuta, lì lo Spirito viene per creare nuova vita. Gesù Cristo è il principio di questa nuova tramite generazione, il primogenito di fra molti fratelli,
come avvenne la nascita di Gesù, l'angelo Gabriele diede l'annuncio a Maria, le diede la parola, Maria disse mi sia fatto secondo le tue parole, ricevette la parola, vedete, e lo Spirito Santo venne su di lei e nacque appunto il figlio di Dio. Nella stessa maniera, poiché egli è il primogenito di fra molti fratelli, nascono i figlioli e le figliole di Dio ricevono appunto i veri figlioli di Dio, la parola di Dio, lo Spirito Santo viene su di loro creare nuova vita. È meravigliosa la parola di Dio, vedete? E per la grazia di Dio questa parola ci è stata data. Per la grazia di Dio questa parola ci è stata rivelata, vedete? Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, disse il Signore a Pietro, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi ciò che era dal principio, e per la grazia di Dio possiamo dire, noi crediamo realmente ciò che era dal principio, noi crediamo la parola, non andiamo dietro a tradizioni religiose, non andiamo dietro a insegnamenti umani, ma realmente andiamo dietro al nostro Signore, il quale disse, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. Quel che era dal principio, e al principio era la parola. Quindi, questa introduzione, prima epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui, chiunque crede, vedete, poiché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Vi è una sola via di salvezza, di Cristo Gesù, soltanto in Cristo Gesù possiamo appunto essere salvati. Vi è un solo nome sotto al cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome del Signore Gesù Cristo. Quindi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, è la nostra comunione col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Dio è luce, vedete? E la parola di Dio è luce. E quando appunto arriva la luce, vedete? La luce spazza via le tenebre. In una stanza, quando tutto è chiuso, vedete, vi è buio fitto, ma basta aprire una porta, basta aprire una finestra e fare entrare la luce, e vedete, la luce spazza via le tenebre. Per la grazia di Dio, Dio ha mandato questa parola, la sua parola, e la sua parola è luce, vedete, e spazza via le tenebre. È scritto, il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Cos'è questa grande luce? La parola di Dio rivelata per il nostro tempo. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, e che vi annunziamo, che Dio è luce, e che Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se camminiamo nella luce, e la scrittura dice, la tua parola è una lampada al mio piede, un lume sul mio sentiero. Se camminiamo realmente nella luce della parola di Dio, ci siamo chiesti se realmente stiamo camminando nella luce della parola di Dio, se realmente la parola di Dio è la lampada al nostro piede, oppure stiamo camminando secondo precetti e statuti umani. Vedete, dobbiamo appunto porci questa domanda. Dobbiamo essere certi, vedete? Dobbiamo essere certi che realmente camminiamo nella luce, camminiamo nella parola di Dio. Vi è una sola via, vedete? Una sola via, una via stretta ed angusta che conduce al regno dei cieli. E soltanto coloro che entrano in essa possono arrivare a destinazione e avere vita eterna.
ma poi vi è una via larga, vedete, laddove la stragrande maggioranza si incammina, che conduce alla distruzione, alla perdizione. Se camminiamo nella luce, io voglio avere la certezza che realmente sto camminando nella luce della parola di Dio. Voglio avere questa certezza, non voglio rimanere deluso, vedete? E la delusione sarà grande perché si tratta di seduzione. Dice la scrittura, vi è una via che all'uomo sembra essere quella diritta, ma conduce poi alla perdizione, vedete? Non possiamo prendere le cose alla leggera, dobbiamo essere certi che realmente stiamo camminando nella luce della parola di Dio, che realmente noi crediamo come dice la scrittura, non come dice un uomo, non come dice un predicatore, vedete? Gesù disse, chi crede in me, come dice la scrittura, non come dice l'organizzazione, non come dice un pastore, non come dice un predicatore, non come dice il Papa, non come dice il Vescovo, ma chi crede in me, come dice la scrittura. In ogni cosa noi dobbiamo basarci appunto per come dice la scrittura. E sapete, vi deve essere realmente nel nostro cuore un grande amore per la verità, e la verità è la parola di Dio. Perché se nel nostro cuore non vi è realmente amore per la verità, ma vogliamo soltanto un po' di religione, allora sta scritto, vedete, nella seconda epistola ai Tessalonicesi, per coloro che non aprono il cuore all'amore della verità, e la verità è la parola di Dio, di conseguenza cosa accade? Accade che Dio stesso poi manda efficacia di errore. Seconda epistola a Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità, a danno di quelli che periscono. Perché periscono? Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore, onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Vedete, qualcosa di molto molto serio. Se rigettiamo la verità, siamo condannati a credere alla menzogna. Vedete, poi Dio stesso manda efficacia d'errore su tutti coloro che non aprono il cuore all'amore per la verità. Nel cuore appunto deve essere quest'amore per la verità. Io voglio conoscere la verità, voglio veramente sapere come stanno le cose, voglio essere certo, vedete? Luca appunto volle accertarsi, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, dal principio. Chi fa questo al giorno d'oggi? Chi si informa di ogni cosa sin dall'origine, sin dal principio? Di scrivertene per ordine, o eccellentissimo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Chi appunto si informa per avere la certezza delle cose che gli vengono insegnate, per essere sicuro che ciò è realmente conforme alla parola di Dio? Chi segue nel giorno d'oggi l'esempio dei discepoli di Berea, che esaminavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così? Purtroppo, vedete, la stragrande maggioranza cerca soltanto un po' di religione, vedete? Cerca soltanto di essere religioso, cerca soltanto, vedete, di apparire religioso agli occhi di questo mondo, ma noi dobbiamo preoccuparci, vedete, siamo agli occhi di Dio. Se realmente l'approvazione di Dio è su di noi, riguarda Gesù, Dio poteva dire, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Può dire la stessa cosa egli di noi? Riguardo a Enoch sta scritto che il Dio lo prese, poiché Enoch camminò 300 anni con Dio, e prima che fosse preso era stata resa testimonianza che egli era piaciuto a Dio. Quello che realmente voglio avere è l'approvazione del nostro Dio, essere, vedete, graditi a Lui, fare le cose che sono gradite a Lui. Un vero figliolo di Dio appunto viene per fare la sua volontà. Egli è il nostro duce, il nostro Signore, il nostro luce e perfetto esempio di fede. Vogliamo semplicemente seguire le sue orme, quel che era da principio. E nel principio era la parola.
non le interpretazioni, non le tradizioni religiose. Al principio, vedete, non vi era una Trinità. Gli apostoli non predicavano una Trinità di Dei, gli apostoli predicavano un solo e unico Dio. Grande è il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne. Vedete, l'esteriore era uomo, ma all'interno dimorava tutta la pienezza della deità. Vedete, grande è il mistero della pietà, Dio, Dio stesso, non una seconda persona, non una terza persona, ma Dio stesso è stato manifestato in carne. E in Isaia 35 sta scritto: il vostro Dio, egli stesso verrà, vedete, egli stesso verrà a salvarvi. Ora vedete, Dio è spirito, non poteva appunto venire in un corpo spirituale per pagare l'alto prezzo del nostro riscatto. E il peccato fu commesso nel corpo di carne e sangue, in Genesi capitolo 3, e di conseguenza il Signore doveva venire appunto in un corpo di carne per versare il suo sangue, per dare il suo sangue quale alto prezzo per il nostro riscatto. La scrittura dice: voi siete stati acquistati a caro prezzo, né con oro né con argento, ma col sangue di Cristo Gesù. E il sangue di Cristo Gesù, dice la scrittura, vedete, in Atti degli Apostoli al capitolo 26, qui possiamo leggere Atti degli Apostoli capitolo 26, Atti degli Apostoli capitolo 20, capitolo 20 versetto 26, perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti, perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Dio è stato manifestato in carne, vedete? E in questo corpo di carne egli ha potuto versare il suo sangue, ha potuto, vedete, dare il suo sangue, versare il suo sangue quale alto prezzo per il nostro riscatto. Quanto è meraviglioso il nostro Signore, a Lui solo lo diamo tutta la gloria, a Lui solo diamo tutto il ringraziamento. Non è né di chi corre né di chi va, ma Dio che fa grazia. E abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio e vogliamo adesso conoscere le sue vie. Vogliamo essere partecipi di ciò che Egli fa in questo nostro tempo. Voglio veramente camminare nella luce della Sua parola. Voglio fare al nostro Dio un culto che Gli sia realmente accettevole. E in verità, secondo la parola di Dio, non secondo insegnamenti umani, non secondo tradizioni religiose, ma secondo la parola di Dio. Che Dio sia ringraziato ancora in questa mattina per la sua preziosa e santa parola. Che Dio sia ringraziato, vedete, per averci riportato al principio, che Dio sia ringraziato per averci riportato agli insegnamenti apostolici, al sano insegnamento, alla sana dottrina, vedete, che Dio sia ringraziato, e tutto quello che riceviamo da Dio lo riceviamo per grazia. Vogliamo così alzarci e ringraziare il nostro Signore per la sua infinita bontà, per la sua infinita misericordia, per la sua meravigliosa parola che ancora in questa mattina abbiamo potuto ascoltare. Che Dio sia ringraziato nel nome che al di sopra di ogni altro nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.